Benvenuti ragazzi in questa serie di video di cui non conosco neanche il nome, questa rubrica nuova con ormai il nutrizionista di fiducia, o comunque laureando in nutrizione umana. E ci troviamo come al solito ragazzi, se avete visto il video precedente vi invito ad andarlo a ribeccare, in una location che attualmente ci ha ospitato e la vedrete per una serie di video anche con altri ospiti, ma poi ci arriveremo a quelli. E se vedete la cartina dietro di noi, lo so, va a cacare, però non la possiamo togliere. Abbiamo le fitball, vuoi prendere una fitball? Così ve le facciamo vedere, facciamo più casini che il resto. Ecco, occhio, ecco qua. Abbiamo le fitball in mezzo ai coglioni, quindi abbiamo le palle in mezzo alle palle. Detto questo ragazzi, io spero che non sia verso il fuoco facendo questa manovra. Detto questo ragazzi, continuiamo con il secondo video con il nostro nutrizionista di fiducia e oggi parleremo della reverse diet. Hai spoilerato qualcosa alla fine dell'altro video, ma niente di che. Quindi però ragazzi, andate a beccare il video precedente perché è collegato forte, proprio fortissimamente con questo qua, quindi ci spiego la questione. Sì. È un approccio per comunque, in parole povere, resettare il metabolismo, ovvero fa riferimento a tutte quelle persone, a tutti coloro che si trovano in una fase di stallo, non riescono più a scendere di peso e quindi conviene loro, come dicevo nel video precedente, aumentare il chilocalorico. Questa reverse diet ha come fine proprio di uscire da questa zona, ma aumentare le calorie non significa aumentarle in maniera repentina, cioè nel senso, facendo un esempio pratico, se io per mantenere il mio peso corporeo devo assumere 2500 kcal, ma le taglio troppe e arrivo a 1400, per esempio, non riuscirò più a sostenerle nel tempo, perché all'inizio magari vedrò qualche miglioramento, ma nel lungo periodo è impossibile sostenerle. Quindi non devo fare lo stesso errore di risalire di nuovo e di netto al 2005, ma devo risalire gradualmente. Questo perché? Per non creare squilibri al nostro organismo. Allora, l'approccio della reverse diet è finalizzato proprio a questo, è indirizzata proprio a coloro che abbiamo appena spiegato. E come va impostata, quindi in pratico? Va impostata che dal punto di vista dei macros, dei macronutrienti, le proteine e i grassi devono stare fissi e costanti, mentre se da 2005 sono passato a 1400, sicuramente avrò effettuato un deficit sui carboidrati. Sì. Purtroppo è la cosa che viene tagliata in maniera sì. Netta, devo dimagrire, niente, annullo i carboidrati. Assolutamente sì. O l'Italia lo annullo totalmente, cosa assolutamente negativa, ma sapendo comunque l'importanza del carboidrato. Sì, i carboidrati forniscono assolutamente, sono importantissimi perché forniscono energia, quindi senza di quelli non riusciamo a sostenere la giornata. Ecco perché che la reverse diet sarà applicata su proprio sui carboidrati. Il nostro consiglio è quello sempre di procedere tra i gradi, quindi se da 1400, riferendoci sempre all'esempio di prima, se da 1400 risaliamo di 100-150 kcal a settimana, che in soldoni sarebbero 30, di 150 su 7, saranno 30-40 grammi di carboidrati al giorno in più. I grassi dovranno stare 0,6-0,7 per gli uomini, nelle donne dovrà essere un po' più alto perché sappiamo che hanno un tasso ormonale inferiore, quindi 0,9 massimo, grammi per chilogrammo di peso corporeo. Le proteine dovranno essere tra 1,8 e 2,5, ma come le scegliamo? Scegliamo la fascia minima o massima, ma in base alla distanza che c'è dalle nostre attuali chilocalorie alle chilocalorie di mantenimento peso. Se io assumo 1400 kcal e il mio mantenimento peso è a 2500, c'è una distanza enorme, alzo le kilocalorie, alzo i grammi delle proteine e scelgo la fascia massima, e in caso contrario scelgo la fascia minima. Una volta che abbiamo ammazzato. Quindi ragazzi, cioè, già spiegandovi queste cose vi fa capire come l'alimentazione, cioè per uno sportivo o per un soggetto normale, anche che si vuole mantenere in salute, sia importantissima, soprattutto fa capire quanto può essere complicata. Quindi quando voi andate in palestra da un amico perché lo conoscete, sapete che è bravo, si allena, e gli chiedete la dieta per dimagrire, la dieta per mettere massa, vi dovete assicurare che prima tutte queste nozioni le sappia, le abbia studiate, perché se no vi farà soltanto del male. Assolutamente, assolutamente sì. Sono dei concetti base da cui tutti dovremmo partire, perché senza quelli è un po' l'ABC del mondo alimentare.
E una volta che abbiamo stabilito i grassi e le proteine, appunto facciamo il surplus sui carboidrati, 30, come abbiamo detto, 40 grammi al giorno, fino a quando non arriviamo al nostro peso, al nostro fabbisogno calorico di mantenimento peso. Ovviamente questa reverse diet, qual è lo svantaggio? Che risalire con le chilocalorie equivale ad acquistare un paio di chili, ma che comunque verranno eliminati con il nuovo deficit. Il nuovo deficit sarà sicuramente meno marcato, ma sicuramente più funzionale, più duraturo nel tempo. Più taglierò funzionalmente le chilocalorie, più i risultati saranno duraturi nel lungo periodo. L'abbiamo detto anche nello scorso video, quindi ragazzi, vi raccomando, ponderate bene quando dovete fare un taglio sulle chilocalorie, sui carboidrati, sui grassi, perché anche i grassi comunque vengono tagliati in maniera netta, vengono azzerati, non capendo che c'è una distinzione comunque abissale fra un tipo e una qualità di grasso e un'altra. Sì, anche perché sono importantissimi per la produzione di ormoni, quindi vanno tenuti sotto un certo, poi ovviamente variano in base al tipo di casistica, di soggetto, di situazione, eccetera. Sì, certo. Ritornando sulla reverse diet, il nostro consiglio quindi di procedere per gradi. Noi vi abbiamo consigliato 100-150 kcal a settimana. Ovviamente un altro piccolo svantaggio della reverse diet è che è un provare. Quindi voi provate ad aumentare le kcal, seguendo le linee guida che avevano dato dei macronutrienti, però è un provare. Cioè nel senso, alla fine di 7 giorni, 10 giorni, vi misurate e vedete cos'è accaduto. Sono sempre i numeri che parlano, come detto nel video precedente. Quindi adattate eventualmente, nel caso in cui state acquistando peso, state comunque reintroducendo le chilocalorie di mantenimento peso, siete sulla strada giusta. In caso contrario potete aumentare ulteriormente, l'obiettivo comunque è ritornare al peso forma. Da lì poi effettuare un cutting più funzionale del 15-20%, tipo. Poi questa è fondamentalmente la reverse diet. Ovviamente, come avete potuto notare, ci sono dei macronutrienti di mezzo, quindi non ha senso impostare un percorso alimentare senza sapere prima l'importanza l'importanza loro. E quindi magari nel prossimo video andremo a vedere proprio questi, diciamo, andremo a descrivere i macronutrienti nella loro totalità e nell'ambito sportivo, in modo tale da dare anche linee guida su quello. Perfetto. Naturalmente ragazzi, cercheremo in post produzione di inserire delle tabelle comunque con il dato in sovraimpressione. Questi video ormai l'avete capito ragazzi, noi li registriamo di seguito perché per queste tempistiche non possiamo registrare uno al giorno perché non ce la faremo, quindi cercheremo in post produzione di, grazie comunque alla mano santa di Davide, il nostro comunque maker, videomaker di fiducia, lo inseriremo in un secondo momento sicuramente. Sì. Detto questo ragazzi, anche questo video finisce qua, mi raccomando, se avete dubbi, perplessità, domande, potete scriverlo nei commenti. Vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sulle novità, e vi posso assicurare che in questo periodo di novità ne usciranno parecchie, appunto. E mi raccomando ragazzi, spolliciate e condividete il video. Un'ultima cosa, noi siamo anche su Instagram e su Facebook, in .sport.fit, quindi seguiteci anche là e volendo potete anche scriverci un direct, certo. Una domanda e noi vi rispondiamo. Ciao. Buon allenamento da InSport. Ciao!